Buonasera, benvenuti. Non so quanti di voi fossero presenti ieri al piccolo, diciamo, la piccola presentazione che abbiamo fatto. In ogni caso cerco di riprendere alcune degli spunti lanciati ieri sera da Alberto e da Massimiliano e dal preside. E cercherò di non essere retorico, però in qualche modo la retorica è parte anche del progetto che ci porta a essere qui oggi e speriamo, insomma, di elaborare insieme una buona retorica. Il titolo del progetto è Il lavoro culturale, suona un po' assertivo in qualche modo, come dire lo facciamo noi il lavoro culturale, è forse un po' troppo in questo senso, in questi termini. In ogni caso è anche una formula che abbiamo preso in prestito da un intellettuale, scrittore, giornalista, e poi insomma forse Alberto mi aiuterà a trovare le parole giuste per descrivere la figura di Luciano Bianciardi, una figura che in qualche modo ridimensiona anche questa assertività del lavoro culturale e lo riproietta su quella che sono tutta una serie di pratiche quotidiane che si svolgono anche in provincia, che si svolgono anche in momenti, diciamo, di magra, in momenti di vita agra, e forse il lavoro culturale è sempre legato a una vita che non è mai forse troppo laccata, ecco. Ma al di là di questa retorica, forse ne troviamo un'altra di retorica subito dietro, subito accanto. Siamo dentro la facoltà di lettere e filosofia, tutti noi in qualche modo abbiamo un motivo per cui siamo qua, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, però in qualche modo siamo tutti venuti in questa stanza oggi senza dei motivi di tornaconto personale, siamo qui semplicemente magari anche perché abbiamo la voglia, l'interesse di condividere qualcosa, di stare a sentire una persona che occasionalmente si trova dal lato, diciamo, di chi parla, ma interessati in qualche modo anche a interloquire e a ridefinire questi contorni del lavoro culturale insieme. L'università, la facoltà di lettere, le discipline umanistiche hanno subito nell'arco degli ultimissimi anni un ridimensionamento, una delegittimazione che è sotto gli occhi di tutti e tutti sappiamo in qualche modo che cosa significhi. Questo riguarda tanto i cosiddetti precari, nei quali ci identifichiamo un po' tutti, anche chi non lo è, questo potrebbe anche farci ridere e riflettere, ma anche chi appunto non lo è vive in una situazione, diciamo, quantomeno di delegittimazione. Questa delegittimazione, questo impoverimento che ha in qualche modo che riguarda tutto l'ambito della cultura, tutto l'ambito della ricerca, dell'università, riguarda soprattutto le discipline umanistiche. Le discipline umanistiche che in qualche modo nel delirio di ottimizzazione, nei ministeri alla semplificazione, nell'idea che in qualche modo oggi si debba produrre, proporre, elaborare un pensiero facile come unico modello di pensiero, hanno subito ovviamente una mazzata inedita, diciamo, in qualche modo. Ora, all'interno di questa retorica, che però ha una sua realtà, in qualche modo, e forse quindi non suona così stanca come retorica, si vede però di pari passo che succede al contempo in Italia che tutta una serie di piccoli movimenti, tutta una serie di piccole pratiche culturali cercano ancora, malgrado tutto, di affermare una voce, una loro voce. Sono in qualche modo delle pratiche culturali resistenti, e dovremmo poi forse in questo seminario trovare anche una declinazione possibile del concetto di resistenza, senza per forza ricorrere ai due pugni chiusi come Mario Brega. Dovremmo capire, ecco, come riuscire a declinarlo. In qualche modo pratiche resistenti che si possano identificare in tutta una serie comunque di energie che si trovano spese, ad esempio, in un fiorire di un dibattito pubblico che passa attraverso riviste letterarie, blog, spazi di intervento culturale in genere, e tutti noi penso più o meno abbiamo in mente Carmilla, Nazione Indiana, e vari altri siti che in questi anni, in questi ultimi mesi, stanno anche in qualche modo cercando di fare una specie di controllare la temperatura, diciamo, della cultura, ma di una cultura che diventa subito vita civile nel nostro paese.
Ecco, presi tra queste due tensioni, tra questo, diciamo, impoverimento e questa delegittimazione delle materie umanistiche e del mondo della cultura in generale, dell'università in particolare, e dall'altro questo tentativo comunque di riaffermare degli spazi di confronto e di intervento pubblico, abbiamo pensato noi, nel gruppo, diciamo, che ha messo su questo progetto, di provare nel nostro piccolo a creare una piattaforma, un luogo di incontro, un appuntamento quindicinale qui a Siena, in cui tutta una serie ovviamente già di realtà e di energie che ci sono, penso ai numerosi gruppi che già lavorano e che già hanno lavorato negli anni passati, potessero in qualche modo ritrovarsi di nuovo e confrontarsi. In questo senso il lavoro culturale del quale vedete il sito web sopra e in qualche modo anche il calendario è da considerarsi, anche se il calendario è ovviamente chiuso, anche come uno spazio aperto. Abbiamo un sito web che vorrebbe non fare concorrenza, come dicevo prima, alle riviste, ai blog che già esistono, non abbiamo di queste ambizioni per il momento, però anche proporsi come un luogo in cui poter postare dei contenuti, ovviamente contenuti che deriveranno direttamente dagli incontri, ma anche contenuti che costituiscano delle rielaborazioni di questi incontri che ognuno di noi può fare e può proporre. Cerco di chiudere in questi termini. Come dicevo prima, ognuno di noi ha una sua esperienza all'interno dell'università e anche una sua posizione diversa. Noi abbiamo invitato tutti, dai docenti agli studenti, quali per lo più siamo, nel gruppo, diciamo, di organizzazione del progetto. La nostra idea è un po' questa, l'abbiamo maturata studiando in questa facoltà e anche però frequentando la facoltà tutti i giorni, non soltanto studiando come qualcuno vorrebbe, insomma, no? Che gli studenti studino come se studiare bastasse. L'idea è un po' questa. L'università, nell'ambito umanistico, penso, è stata spesso un luogo di sanzione. È stato spesso un luogo in cui si faceva un vaglio rispetto al mondo esterno, in cui si diceva questo è letteratura, questo non è letteratura, questo è cinema, questo non è cinema. Insomma, l'università è stata forse anche un luogo in cui si è cercato di anticipare il giudizio del tempo e della storia. Ecco, noi cerchiamo di non sostenere con questo nostro progetto questa idea. Per questo vedete un calendario abbastanza ambiguo e abbastanza anomalo. Saranno presenti in questa stanza tutta una serie di figure che vanno dal mondo, diciamo, strettamente accademico, docenti anche importanti. Abbiamo avuto la fortuna di poter ricevere una risposta affermativa al nostro invito, ma anche appunto romanzieri, traduttori, registi, figure appartenenti a quello che potremmo definire il mondo della cultura praticata, al di fuori dell'università, al di fuori dell'accademia. Allora l'idea è questa: l'idea è di cercare in contingenze, diciamo, di crisi, e la parola è logora, elaborare insieme in qualche modo, timidamente, un nuovo anche percorso, una nuova, ovviamente agganciandosi a quanto già è stato fatto dai vari gruppi e dalle varie realtà che ci sono qua a Siena, tutti insieme cercare di riaffermare un'idea nuova anche dell'università, non appunto un luogo di sanzione, ma un luogo di implementazione di quanto succede all'interno di un mondo culturale ampio. Non si tratta quindi tanto di discutere se ciò di cui si tratterà è cinema con la C maiuscola o letteratura con la L maiuscola quando si invitano dei cineasti o dei letterati, ma di cercare di confrontarsi chi magari vive nell'ambito universitario e chi vive nel mondo culturale insieme su quelle che sono le tematiche sviluppate all'ordine del giorno. In qualche modo il mondo della cultura è qualcosa del quale dobbiamo sentirci anche responsabili, piuttosto che sanzionare, cercare di implementare questa realtà. In questo senso apriamo oggi, e qui ritorniamo anche in qualche modo al titolo che abbiamo preso in prestito da Bianciardi, con Alberto Prunetti. Alberto Prunetti è traduttore, scrittore, ha collaborato con il Manifesto, è redattore della rivista online Carmilla e
è autore di alcuni romanzi e scritti, diciamo, che hanno avuto una notevole circolazione presso, direi, comunque una certa stampa alternativa, che è anche il titolo e anche il nome del suo editore. Penso a Potassa e al più recente, nel quale credo che oggi in qualche modo ci introdurrà, Il fioraio di Peron. Alberto, ci aiuterà appunto a prendere questa via del lavoro culturale come pratica quotidiana, calcando anche in qualche modo le orme biancardiane, visto che la sua provenienza, la sua origine, che è la mia tra l'altro, è quella, diciamo, è quella Maremma, quel Kansas City di cui Biancardi ci parlava, per portarci poi però oltre il Kansas City, nell'Argentina di Perón e del Fioraio. Lascio la parola ad Alberto.